non capisco le motivazioni che stanno sotto, perché se da una parte mi devo ricollegare a, e non posso che essere a favore del nuovo partito preso, perché in effetti trovo corretto quello che ha detto prima il consigliere Pericini, cioè ci poniamo il problema della modifica statutaria degli indirizzi che vogliamo dare alle nostre società partecipate, di quella che è la nuova governance, nel momento in cui si pone il problema. Allora, o lo provochiamo il porsi il problema, quindi quella famosa lettera cui faceva riferimento il consigliere Pericini, quindi stimoliamo una presa di volontà, un qualcosa da trasmettere al consigliere per dire guardate, le nuove linee che dà l'amministrazione sono quelle, il famoso regolamento a cui che abbiamo votato, non è stato per caso non si può, eccetera, eccetera, conosciamo tutti, non si applica, però se vuol dire l'amministrazione ha una sensibilità diversa, spingiamo in questa direzione, parliamo, mettiamo, venite qua, vediamo, e allora stimoliamo il problema si pone e andiamo a sedersi per un tavolo, ben venga una modifica di questo tipo. Però quando poi si vedono dei segnali che vanno in direzione opposta, alla paventata riduzione dei costi, cioè è stato detto, stavano scritto molti colleghi, dicono sì, perché così smettiamo di spendere soldi, buttare via soldi, riduciamo i costi. Premesso, io non ritengo personalmente che i costi da tagliare in politica siano solo e principalmente questi. Ho la mia visione, questi sono dei costi, poi possiamo discutere sulla se è meglio con l'amministrazione, possiamo ridurlo da 5 a 3 metri, possiamo scendere. L'amministratore unico è sicuramente più snello, però può avere altri profili di negatività. Tutto potere gestito su una, in una testa piuttosto che una condivisione con altri. Possiamo discutere personalmente, mia opinione personale, non ritengo che questi sono i soli costi a politica italiana. In questo momento tutti si schierano contro questo, benissimo. Questa amministrazione ci viene a dire iniziamo, tagliamo le comunicazioni, tagliamo i costi. Allora io mi domando, come mai con i fatti questa amministrazione non è altrettanto brava? Non voglio anticipare il sindaco quello che gli ho già chiesto in un'interrogazione sulla Piera, però se veramente la volontà dell'amministrazione è dare un segnale, lei ha chiesto sulla tratta, prima, la sua scelta di confermare il presidente uscente, benissimo, ce l'ho discusso in sede competente, non risponderò un'interrogazione, mi dichiarerò meno soddisfatto. Però io già da adesso devo dire, se lei mi dice che vuole approvare questa delibera per ridurre i costi, io mi chiedo come mai in sede di assemblea, quando il presidente della provincia Ciriani ha chiesto la riduzione ed è stato tagliato il compenso mensile, ha trovato un gettone in presenza, lo stesso è stato fatto per il presidente. Come mai il presidente, di nome del comune di Pordenone, continua a percepire 30.000 euro l'anno, 2.500 euro al mese, se la volontà dell'amministrazione è ridurre i costi? Allora, non prendiamoci in giro. I costi si riducono o si riducono? O si riducono con questo conto? Allora, ci dica, mi faccia capire, sono duro, le motivazioni perché dobbiamo cambiare questa cosa adesso, a 2 anni dalla nomina del nuovo amministratore o del nuovo amministratore, quant'è? 21 meno 4, 17 giorni fa, lei in assemblea non ha detto una parola per ridurre il compenso del presidente della firma. Quando lei mi spiega questo, io potrò votare con piacere questa delibera. Grazie.